Dov'è il vostro numero di codice? E allora? E allora... eccolo qua! E noi siamo soci! Aspettate qui! Entriamo, svelti! Questo posto non mi piace! Dannazione! Sono entrati nel villaggio dei Fenix! Lì i miei poteri sono limitati. Come faremo a fermarli, sorella? So chi potrà farlo. Ti manderò un esecutore. Lui condurrà da te Prezzemolo e Aurora. Tieniti pronta a riceverli. Quella stupida tigre di Tanabu porterà i suoi amici alla catastrofe. E questo fa giusto al caso mio. Possiedo già la sfera magica. Anche gli altri elementi saranno miei. Non preoccuparti, farò quello che mi chiedi. Ho la globosfera a disposizione e posso raggiungerli in qualunque posto. Ricorda che se vuoi diventare ricco sfondato, devi portarli tutti e quattro all'oasi di Morgana. Agli ordini! Dalla mia parte ho la strega più potente dell'universo. Finalmente avrò la rivincita su Prezzemolo e... tornerò vincitore pieno di soldi. Tutta Tanabu si prostrerà ai miei piedi. Ah, un cane antifurto! Oh, no! Altro che pieno di soldi! Ah, tornerò pieno di limiti! Ah, oh. Oh no, i miei computer senza di me sono andati in cortocircuito! Come ci presenteremo agli abitanti? Sembrano tipi poco ospitali. Già, forse è il caso di usare il cono e renderci invisibili. Gli elementi saranno il nostro strumento di diplomazia. Siete degli intrusi! Il vostro pass non è valido. Oh no, gli elementi! No! Addio alla zia! Si dice diplomazia! Non si entra alla grande cerimonia! Se non si ha un regolare pass! Abbiamo catturato gli abusivi, grande Fenix! Procediamo alla loro espulsione, grande Fenix! Non così in fretta! Guardie, portateli tutti e quattro alla grande cerimonia! Dobbiamo verificare se sono gli emissari descritti dalla profezia! Sarà fatto, grande Fenix! Questo posto non mi piace. Popolo di Argos, il grande giorno è arrivato. Da 500 anni lo aspettavamo. La crudele Morgana ci ha tolto la capacità di volare, costringendoci a vivere quassù, dove lei e i suoi poteri non ci possono raggiungere. Hai sentito? C'è di mezzo Morgana. Coraggio, scendiamo tra di loro e teniamo le orecchie ben tese. È duro vivere in questo posto. Il vento spazza via le nostre covate, le scaraventa nel deserto infuocato e i nostri piccoli non possono risalire fino a qui. Dobbiamo tornare a volare! Sì! Oggi, dopo 500 anni, nella nostra città sono giunti quattro forestieri, come è stato tramandato dalla profezia. È giunto il momento di far loro affrontare il rito propiziatorio. Solo così scopriremo se sono gli emissari che scioglieranno l'incantesimo. Secondo voi stavano parlando di noi? Eh? Non so perché, ma ho come la sensazione di essere osservato molto da vicino. Bene, il tentativo di mescolarci tra loro è fallito. Si aprano le porte agli emissari del mondo di fuori. Vi stavamo aspettando. Davvero? Dovrete superare il rito propiziatorio e sarete considerati amici o nemici. Una bella prospettiva, non c'è che dire. E se ci rifiutassimo? Sei proprio negato per fare il diplomatico, Musli. Di che prova si tratta? È la cerimonia delle Fenici, della sacra pietra di Okouf. Okouf? Ma che razza di nome è? Non è il caso di essere puntigliosi sul nome. Allora di cosa si tratta? Dovrete rimanere in piedi sulla roccia per tutto il canto delle Fenici. Speriamo che almeno siano intonati. Preparatevi! La cerimonia sta per iniziare. Non sembra una prova difficile. Posso farla io.
Stai scherzando? E mi lasceresti qui da sola? Sei una maga o sbaglio? Potrei andare io, sono un esperto giocologo. Vorrei dire geologo, vado io. Sei dunque tu il prescelto che affronterà la prova? Bene, inizi il canto delle fenici. Questa musica mi invita a salire sul cubo. Che la forza delle fenici sia con te. Grazie, grazie, molto gentile. Tanto calore mi commuove. Questo calore... Ah, fa male! Ah, brucia! Scotta! Povero Musli, non avremmo dovuto lasciare le scarpe anticalore di bambù nel deserto. Resisti, valoroso emissario, resisti. Non credevo fosse così duro il mestiere del cubista. Oh no, la pietra di Okouf! Ah, ora ho capito! Okouf è il contrario di fuoco, è un enigma! Non sono emissario! Sei salvi che fuoco! Ma come? Musli non ha superato la prova! Sto arrivando, Aurora! Aggrappati a me! Lui! Ho capito, mi aggrappo! Non volevo dirti di volare, idiota! Accidenti, hai visto che disastro? Addio informazioni su Morgana, secondo te ci lasceranno andare? A dire il vero non lo so. Penso proprio di no. Anch'io! Popolo di Argos! Il sole è tramontato, il giorno è passato e con esso la nostra unica occasione di riscatto. Dovremo aspettare altri 500 anni prima di ripetere il rito del fuoco e riacquistare la capacità di volare. Tutta colpa di questi intrusi. Hanno rotto la pietra sacra e possono anche volare, quindi sono seguaci di Morgana. Noi non siamo né seguaci né amici di Morgana. Vogliamo solo sapere dove si trova per poterla sconfiggere. Se è vero quello che dite, dovrete superare una prova decisiva. Ancora? Ma allora questa è una fissazione! Solo il fuoco può dire se siete dei traditori oppure no. Camminate sui tizzoni ardenti e noi vi crederemo. Lo dicevo, è fissato. Tanto abbiamo le scarpe anticalore di bambù, sarà una passeggiata. No, Musli, le abbiamo lasciate nel deserto. Oh, aspetta, Musli, forse per le scottature ho un po' di... maionese! Crema per scottature, Pagoia! Io che ho detto? Questa volta siamo proprio nei guai e non può far nulla neanche Aurora. Stai dubitando di me? Ho le mani legate, perché non ci pensi tu, Super Drago? È inutile litigare, ragazzi. Poveri noi, come faremo a camminare lì sopra? Se solo avessimo gli elementi magici! Bene, bene. Se non erro, questi sono gli elementi magici che tutti stanno cercando. Recuperarli è stato più facile del previsto. Zenda ne sarà felice. E presto diventerà ricco! È il momento di procedere alla grande prova. Sì, è appena giunto un messaggero di Morgana. Ha un messaggio urgente per voi. Morgana vuole i prigionieri. Cosa? Cosa? In cambio, avremo di nuovo la possibilità di volare. E sia! Consegnate i prigionieri al messaggero di Morgana. E noi torneremo a volare! Evviva! Esultate, stupidi volatili! Credete che manterrò la parola? Quando sarò padrona assoluta della galassia Genius, tutti i popoli dei quattro pianeti saranno sottomessi al mio dominio! Devo raggiungere la mia ultima invenzione! Oh, che sbadato! La chiave di scorta è sotto lo zerbino! Come ho fatto a dimenticarlo? Oh, con tutto quello che ho da fare... DJ, saresti tu il messaggero di Morgana? Allora rispondi. Beh, ecco. Ma che importa, Aurora? Ci ha salvato dalle scottature. Ma è vero che Morgana ci vuole la sua oasi? Non ne ho la minima idea. È stato Bambù a dirmi di recuperare la globosfera, di venire a salvarvi e di aiutarvi a sconfiggere Zelda. Dov'è nascosta Morgana? Dove sono gli elementi? Perché non ce li hai portati? Perché hai tanta fretta? Perché, perché, perché? Dopo tutto quello che ho fatto per voi, è così che mi ringraziate? Quante storie! L'importante ora è partire verso l'oasi di Morgana. Quindi questo significa... Che tu sai dove si nasconde Morgana! Ma certo, Bambù mi ha detto dove trovarla. Basta con le bugie, DJ! Dimmi la verità! Perché non mi credi, prezzemolo? Devo portarvi da Morgana e vi ci portare! Oh no!
Missione compiuta. Finalmente un po' di fresca. Non c'è niente da ridere. Al solito DJ è un po' brusco, ma perlomeno siamo arrivati sani e salvi all'oasi di Morgana. Ah, guarda che meraviglia. Ma non abbiamo più gli elementi magici e nemmeno la globosfera. Ma c'è sempre TJ, vedrai, ci darà una mano. Pensi che lo farà? E poi ci siamo noi, un drago e una vera maga, una coppia perfetta. Troveremo Morgana, vedrai, andrà tutto bene.